entrato niente. Non ci credo. Non ci credo. La 11ª edizione di 7 giorni in jazz. Grazie della vostra partecipazione. Questa sera abbiamo come leader del gruppo un giovane musicista marchigiano, accompagnato da una band molto affiatata e ricca di professionisti, di musicisti molto, molto preparati. Matteo Fraboni è il leader di questo gruppo, batterista, che presenterà il suo lavoro discografico, This is my music. Prima di iniziare vorrei passare la parola all'assessore alla cultura del comune di Montemacciano. Grazie e buon divertimento. Grazie, veramente due brevi parole per presentare quella che è una degli eventi clou dell'estate montemarcianese, che chiude anche un fiore, un ventaglio di manifestazioni a cui abbiamo assistito in questi due bellissimi mesi. Sono molto contento, ringrazio il direttore artistico Fabrizio Bosi, a cui farei un calorosissimo applauso. Dell'ensemble veramente un grazie di cuore, perché anche quest'anno abbiamo dovuto far fronte a diverse difficoltà, e quindi sono veramente felice che anche quest'anno siamo arrivati all'11ª edizione, possiamo dare quello che è secondo me un bellissimo spettacolo, un'offerta culturale molto elevata. Saranno questi 7 giorni in jazz molto ricchi, il livello qualitativo è molto alto. Anche questa sera partiamo veramente alla grande con Matteo Fraboni Quintet, quindi non vi rubo altro tempo, un grazie a tutti voi per la presenza qui stasera, e a voi Matteo Fraboni Quintet. Thank you.
stasera continuo i cicli dei concerti di presentazione del disco che ho registrato a New York, appunto This Is My Music, con un quintetto completamente americano. Questa sera lo presento con degli amici, con cui ho studiato, che stimo tantissimo, quali Marco Postacchini, Gabriele Pesarese al contrabbasso, Emilio Marinelli al pianoforte e Simone Amaio, che adesso è uscito un attimo per chiedere delle indicazioni. Abbiamo suonato un'improvvisazione free che è volta a descrivere com'è la situazione oggi, insomma le difficoltà che ci sono nella vita più magari impegnativa che ci troviamo a fare per le questioni del lavoro eccetera. Questo secondo pezzo invece era un blues che personalmente quando l'ho pensato, l'ho immaginato, mi ricordava molto i viaggi che ho fatto la prima volta che sono stato a New York in maniera molto rocambolesca, senza troppi comfort, diciamo. Adesso continuiamo con un brano che invece è una sorta di esperimento, utilizzando le strutture hard bop degli anni 60, ho pensato di alternare invece che parti swing a parti latin, parti con delle ritmiche elettroniche, quindi jungle, drum and bass, a parti swing, utilizzando sempre una polimetria di 5 parti. Questo brano si chiama Something New. Grazie e buon ascolto. Una piccola cosa per la regia, se mi potete alzare il contrabbasso in spia, grazie. Thank you.
Thank you.
grazie. Continuiamo con un valzer che è pensato suonato al contrario. Di solito nelle esposizioni tematiche viene esposto prima il tema, poi vengono le improvvisazioni e poi si conclude seguendo il tema. Questo invece inizia free, poi ci sono i soli e poi c'è l'esposizione tematica alla fine. Un brano, un valzer molto insomma intimo che ho scritto diversi anni fa, si chiama Dear Friend. Grazie mille. E di abbassare la testa. Che è dedicato a un'esperienza che ho fatto in Africa circa 3 anni fa oramai, abbondanti. Ho avuto la ben pensata di partire da solo per andare in Senegal, in un villaggio di pescatori che si chiama Mbour, a studiare percussione africana, a fare un corso con dei griot del luogo, una scuola completamente diversa anche strutturalmente da come abbiamo le nostre immaginari. E questo brano è basato su una scala con dei colori molto arabeggianti, se vogliamo,
E il titolo di questo brano invece ho preso spunto da un proverbio Zulu che parla proprio del rispetto che ci deve essere tra gli individui, cosa che nella società africana molto povera, senza niente, perlomeno nei nuclei familiari, poi socialmente sicuramente ci sono altre discrepanze, però mi è sembrato di vedere vivendoci tutti i giorni nelle loro gentilezze continue e semplicità. Quindi continuiamo con Umuntu Ngumuntu. Grazie. Thank you.
Continuiamo adesso invece con uno standard tradizionale, si chiama A Time for Love di Johnny Mendel. Grazie mille.
grazie, vi salutiamo con un'improvvisazione di musica elettronica. Proviamo a rifare la musica elettronica con gli strumenti acustici. Grazie ancora. Matt Provoni Quintet, Simone Lamaida, Marco Postacchini, Gabriele Pesaresi, Emilio Marinelli.
Facciamo ancora un applauso e speriamo di ascoltare qualche brano almeno un bis. Matteo Fraboni Quintet, This Is My Music. Grazie Matteo per la bella serata. Prima degli estimatori volevo ricordare la serata di mercoledì, domani facciamo pausa, mercoledì. Ci siamo? L'elettronica non è una scienza esatta. Allora, vi volevo ricordare l'appuntamento di mercoledì con Nuance Quartet, con le loro variazioni sul tango. E una sorpresa per venerdì, dopo il concerto, ci saranno delle degustazioni di prodotti tipici dell'azienda vinicola Giusti di Montignano di Senigallia e dell'azienda Cotichini di Caravalle con i propri prodotti di Norcineria Umbro Marchigiana. Comunque questo venerdì dopo il concerto. Grazie, grazie per l'attenzione. Matteo Fraboni Quintet, grazie e buonanotte. Ancora fatto, ringrazio Fabrizio e tutto lo staff per l'ospitazione, una bella serata e insomma in questi tempi tenere botta, organizzare delle feste così è molto difficile, quindi insomma noi ne siamo molto grati. Vi salutiamo con un altro standard che si chiama Make the Knife. Grazie ancora per essere stati.